all'età dei miei 14 anni io ho subito un attacco violento di melancolia, di insonnia, così d'un tratto. E mia mamma, che non sapeva con come gestire, aveva parlato con gli amici al lavoro, di cui uno le aveva detto: vieni che io ho un vecchio muezzin che guarisce. E noi, evidentemente, crescendo sotto uno stato ateista, non è che ci credevamo tanto, ma lui ha detto: venite perché funziona anche se non credete. Quindi mi ricordo che siamo andati con mia madre, era una sera d'estate, e la casa di questo muezzin, che era verso la periferia di Tirana, era coperta dall'edera. Quindi già questo giocava molto al mistero. Questo signore, un signore molto di viso, molto nobile, vestito tutto in bianco, che vide un certo il nostro spauramento, ci invitò in maniera molto cortese e mi disse, quando gli spiegai di che cosa soffrivo, mi disse: ma tu hai il diavolo in pancia. E, a dire il vero, sono stata terrorizzata. Io penso un po' anche mia madre, poi mi ha detto che avevo calpestato gli spiriti, quindi come rimedio mi ha dato una bottiglia d'acqua. E dentro aveva messo delle piccole fogliettine arrotolate con i versetti del Corano, e dovevo bere questa acqua con una grande parsimonia, un cucchiaio al giorno, poi anche delle uova con le scritte del Corano sopra. E quindi ho bevuto quell'acqua, sinché dopo il terzo o quarto giorno l'acqua cominciò a puzzare in una maniera terribile, e mi sono detta: guarda, il diavolo è spostato dalla mia pancia adesso nella bottiglia. E poi abbiamo tutti analizzato cosa succedesse con quest'acqua, e abbiamo capito che in effetti lui aveva utilizzato una bottiglia di latte, all'epoca era una bottiglia di vetro e scambi, e quindi non era ben risciacquata. E voilà, queste un po' le storie.